free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, but we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale UFO News. Oggi parliamo di un argomento scottante, un argomento che piace molto ai complottisti e che riguarda il nostro satellite naturale, la nostra Selene, che noi conosciamo come Luna. Molti sono scettici riguardo agli allunaggi e alle missioni americane che avrebbero avuto successo sul suolo della Luna. Molti sono convinti che gli statunitensi sono arrivati sulla Luna e vi hanno messo piede con gli astronauti e non soltanto con attrezzature, macchinari, sonde e equipaggiamenti, così come fece invece l'Unione Sovietica. Più di recente anche la Cina ha messo piede, seppur non letteralmente, sul suolo lunare con due sonde, una delle quali robotizzate, e non poche sono le sonde che sono state inviate negli ultimi anni, anche indiane e giapponesi, giusto per citare alcuni dei paesi che lo hanno fatto, intorno, in orbita, intorno alla Luna. Alla domanda "siamo stati sulla Luna?" non posso rispondere, posso soltanto dire che per me ci siamo stati e che per la stessa missione della NASA sicuramente alcune fotografie, e per alcune non stiamo parlando di 10, 20, 1000, ma circa 40.000 scatti, non sono stati fatti realmente sulla Luna, ma in set cinematografici appositamente creati in capanni nel deserto degli Stati Uniti d'America. Questo perché le condizioni, tra virgolette, climatiche, comunque sicuramente le condizioni atmosferiche di quella che è la rada e malsana atmosfera lunare rispetto naturalmente alla nostra, non hanno sicuramente reso fattibili nel migliore dei modi le foto e le riprese con le attrezzature dell'epoca. Attrezzature che tra l'altro ho avuto il gran piacere di osservare durante la visita alla mostra museo itinerante Cosmos a Roma qualche anno fa, e che mi ha permesso di comprendere realmente che quelle attrezzature, che oggi si dà per scontato siano tecnologicamente avanzate, ma che in realtà erano assolutamente non avanzate e analogiche nella maniera più assoluta, quindi lungi dall'essere simili a quelle che oggi noi conosciamo e usiamo comunemente, erano tecnologie che effettivamente, chiuse in delle scatole che avrebbero dovuto proteggere solo parzialmente dalle radiazioni, dagli sbalzi termici e quant'altro, non hanno avuto un grande successo. Se quindi voleva essere documentata la discesa sulla Luna, doveva essere fatta questa sì, documentando il più possibile sul posto, ma anche facendo delle immagini e dei video di propaganda, e questo la NASA lo ha ammesso. Altro discorso è se invece parliamo di quelle che sono in qualche modo le teorie del complotto che riguardano più in specifico ciò che è stato trovato sulla Luna. E quindi tralascio la questione complottistica sullo sbarco in sé, che magari affronteremo in un prossimo video, chissà, ma in questo canale nel futuro, e mi dedico un attimino a quello che è invece il video che vedremo tra qualche istante. Il video ci mostra naturalmente una scena che sarebbe riconducibile a quello che noi conosciamo come l'allunaggio dell'Apollo 11. La missione Apollo 11 che partì il 19
luglio 1969, scusate ma io le date non le riesco a memorizzare così facilmente, partì il 16 luglio 1969, arrivò sulla Luna il 20 luglio 1969, quando durante la missione il famoso LEM, cioè il modulo di atterraggio lunare, si sganciò e fece atterrare i primi due uomini, i primi due astronauti sul suolo lunare. Quello che ci hanno finora mostrato nei video, nei documenti ufficiali, è il famoso piede che mette la prima impronta umana su quello che noi conosciamo come regolite lunare, cioè quella polvere in superficie che viene sferzata da quelle che sono le condizioni, tra virgolette, sempre climatiche avverse di un corpo celeste, e la famosa frase che fu detta: un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Ma cosa hanno trovato gli astronauti? Cosa hanno visto? È fonte di continue discussioni e naturalmente di enigmi e dubbi. Il video che vi sto per mostrare non è un video affatto nuovo, non è quindi una novità, ma è un video conosciuto nell'ambiente già da parecchie decine di anni e che ci mostra quello che realmente sarebbe accaduto, almeno in teoria, quando i primi astronauti sbarcarono sulla Luna nel mare della tranquillità prima di rientrare il 24 luglio e ammarare nell'oceano, visitando sul suolo della Luna quello che sembra la rovina di una costruzione abbastanza avanzata ma ormai fatiscente e abbandonata, probabilmente da centinaia o da migliaia di anni, e quindi presumibilmente non appartenente alla razza umana. Questo video, che io reputo sempre molto interessante, l'ho sempre ritenuto molto interessante, su quale però non ci si può esprimere da un punto di vista di certezze, perché di certezze non ce ne sono. Così come addirittura vengono messe in discussione le fonti, i video e le immagini ufficiali della NASA, è ovvio che anche quelli non ufficiali, quelli che circolano per vie traverse e che non sono mai stati oggetto di dichiarazioni ufficiali da parte di enti governativi americani, sono altrettanto negabili. Rimane il fatto comunque che se questo video fosse vero anche soltanto in parte, ci hanno raccontato sicuramente tantissime frottole e sicuramente la verità è molto più scottante di quella che ci hanno voluto far credere. Probabilmente quindi molte questioni complottistiche che riguardano il nostro satellite potrebbero non essere così tanto fantasiose, complottistiche e chissà cos'altro. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo di mettere un like, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e di condividere i video sui social se vi sono piaciuti. Naturalmente potete seguire UFO News anche su Facebook, su Twitter, sul canale Telegram, di recente anche su Instagram e Reddit, e naturalmente potete seguirmi se siete interessati anche agli articoli, agli approfondimenti, alle notizie che riguardano non solo tematiche misteriche ufologiche e casi tra l'altro anche storici, ma tutta una serie di informazioni legate magari alla scienza, ai complotti, alla tecnologia, agli armamenti e quant'altro, seguitemi pure su www.statodiemergenza.com, che è il mio sito ufficiale. Gabriele Lombardo, UFO News, vi auguro un buon proseguimento, buona navigazione e vi salutano. Ciao, alla prossima!